Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei porvi una domanda che si pone il regista di questo film, Robert Zemeckis, che è già una garanzia. Ci si può veramente fidare di chi abbiamo accanto? Il film di oggi si chiama Le verità nascoste. Il titolo originale però, What Lies Beneath, è molto più esplicativo e molto più preciso, ovvero che cosa giace sotto. In realtà ha tante interpretazioni questa frase, ma ce n'è una proprio letterale, cioè sotto l'acqua. In effetti l'elemento acquatico è presente in questo film dalla prima all'ultima immagine. Fin dall'inizio, la sigla, abbiamo l'acqua, e sappiamo anche che è, diciamo, per tradizione associata a simbolo di morte e rinascita. In questo caso si sceglie l'accezione della morte, e una vaga nebbia che aleggia sopra. Ci sono già gli ingredienti base per un ottimo thriller. Diciamo che è un thriller in stile Hitchcock, e in effetti i personaggi, i colpi di scena, le cose che accadono, certi misteri, non si capisce dove finisca la realtà e dove inizi l'immaginazione del personaggio, quindi le sue paure, la proiezione dei suoi incubi, personaggi misteriosi, apparizioni, sparizioni. Ecco, tutto questo fa molto pensare a Hitchcock in salsa thriller e horror. Il film è del 2000, interpretato da Michelle Pfeiffer ed Harrison Ford. La durata è 126 minuti, direi godibilissimi, e troviamo Michelle Pfeiffer nei panni di Claire Spencer e Harrison Ford nei panni di suo marito Norman Spencer. Poi abbiamo l'amica Jodie, interpretata da Diana Scarwid, e altri protagonisti. La tagline del film è, traduciamo, era un marito perfetto finché il suo unico errore non li seguì fino a casa. Quindi capiamo immediatamente che la risposta alla domanda iniziale, se ci si può fidare o no della persona che è al nostro fianco, la risposta direi è no, in questo film decisamente no. La storia inizia quando la figlia Kathleen di questa coppia parte per il college, quindi il distacco è comprensibilmente difficile dai genitori, soprattutto dalla madre, come succede spesso in America quando i ragazzi vanno a vivere nei campus e quindi per la prima volta, come dire, lasciano il nido. Lei sembra avere una sorta di fragilità sua interiore, quindi soffre molto di questo distacco. Si trasferisce nel Vermont con suo marito Norman, che è scienziato e professore universitario. Ma nella nuova casa, quindi un po' anche spaesata, potremmo dire, le viene quella sindrome del voyeur, cioè comincia ad osservare anche con i binocoli cosa combinano i vicini di casa, in particolare i movimenti della sua vicina. C'è qualcosa che la insospettisce nel suo comportamento, ha la sensazione che il marito la tenga in uno stato di sudditanza psicologica e di controllo, e vorrebbe saperne di più, quindi fa dei tentativi di approccio, ma il marito di lei cerca di tenerla distante. Il marito, in tutto questo, Norman, cerca di minimizzare queste sue paure, queste sue supposizioni,
anche perché Claire tempo prima aveva avuto un incidente stradale e da allora, incidente di cui non ricordava nulla, però si supponeva che potesse averle lasciato un qualche tipo di danno. E mentre la vicina sembra svanita dal nulla, svanita nel nulla, perdon, anche se poi tornerà, contemporaneamente nella sua casa Claire si convince di avere un fantasma e quindi ritiene che sia proprio la vicina di casa. Si confida con il suo psicologo che la convince a mettersi in contatto con l'ipotetico spirito della defunta per esorcizzare questa sua paura. Lei lo fa insieme all'amica Jodie, ma non ha successo. Dopo la seduta spiritica, però, accadono strani eventi nel suo appartamento, soprattutto il bagno, uno dei fulcri, che poi si presta molto con il vetro appannato, dove si ha l'impressione di vedere cose e persone, questa vasca che si riempie da sola, in cui lei vede l'ombra di una persona, di una donna, una scritta sullo specchio, tutte queste cose la convincono di quello che già crede, cioè che si tratti della defunta vicina di casa. In realtà però, diciamo, la vicina ritorna, quindi è evidente che il cosiddetto fantasma non può essere lei. Ed è in questo momento che entrano in gioco alcuni strani ritrovamenti, tra cui la notizia della scomparsa di una giovane studentessa presso l'università dove insegna Norman, una tale Madison, e a partire da qui si snocciola tutta la seconda parte del film che porterà a dei colpi di scena finali. E quindi capiremo chi è veramente il fantasma, se esiste o non esiste, se è solo nella mente di Claire o se è una persona reale o è stata una persona reale. Dico questo per confondere un po', diciamo, le acque, per non svelarvi il seguito del film. Devo dire effettivamente che ho ritrovato degli elementi in stile Hitchcock, mi ha fatto un po' pensare molto alla lontana, alla donna che visse due volte, ma qui abbiamo probabilmente più un approfondimento dell'aspetto inconscio o subconscio del personaggio. È una via di mezzo fra effettivamente un thriller, un horror. Ci sono poche scene, potremmo definire horror, è più la suspense, quei piccoli colpi di scena che a volte non sono tali, che però ti fanno balzare sulla sedia e fanno balzare anche la protagonista, che diventa sempre più, diremmo, paranoica, e vedremo in qualche modo ne avrà ben donde. Ottima interpretazione dei due personaggi, diciamo Harrison Ford per una volta nei vesti del cattivo di turno e lei invece nelle vesti di moglie e madre, sicuramente un po' fragile di carattere e tuttavia perseverante e intelligente, e arriverà alla fine della storia, anche se la fine della storia forse avrebbe preferito tutto sommato non conoscerla, o forse sì. Lascio a voi il giudizio. Con questo vi saluto, se lo desiderate vi lascio la visione del film e vi do l'appuntamento alla prossima su questo canale.